Buongiorno mister, allora ancora una volta un primo tempo sottotono, poi i suoi non si sa come rientrano dai 15 minuti di riposo e si trasformano. Non sono d'accordo, perché bisogna sempre, secondo me, valutare le partite anche col valore degli avversari. Secondo me abbiamo trovato nel primo tempo una squadra tatticamente molto ben preparata e ci ha pressato, ha corso tanto, ha chiuso tutte le linee di passaggio e quindi si faceva fatica, no? Infatti è stata una partita bloccata dove ci sono state due occasioni, una per parte, una con Recino, una con Falla, e se no la partita era molto combattuta, ecco, quindi non era facile. Poi secondo tempo è normale, no? Ci prova, perché comunque l'ambizione è sempre quella di provare a vincere la partita. L'episodio dopo il secondo minuto che ha sbloccato la partita e quindi l'1-2 ci ha permesso di fare, secondo me, un ottimo secondo tempo. Davvero abbiamo fatto due gol, abbiamo avuto 3-4 occasioni dove si poteva, secondo me, gestire meglio e chiudere la partita. Purtroppo poi quando non le chiudi rischi, no? Perché comunque basta poco e un gol ha rimesso un po' in gioco e quindi abbiamo fatto dei giusti 10 minuti di sofferenza, perché comunque c'è stato un po' il ritorno dell'avversario. Anche oggi ha ritoccato qualcosa sulla formazione, abbiamo visto delle rotazioni. Ma toccato nel senso che, come ci siamo detti fin dalla prima partita, cerchiamo di mettere in campo la miglior formazione per condizione, per aspetto tattico. Abbiamo un bel gruppo e ci stiamo lavorando, stiamo cercando di far crescere più persone possibili, più giocatori possibili, e di questo siamo contenti, perché comunque dobbiamo sempre considerare che è un campionato molto lungo e, numeri alla mano, penso che questi ragazzi tra Coppa Italia, perché abbiamo già giocato 3 partite ufficiali, le 38 partite di campionato, quindi si arriverà a giocare oltre 40 partite ufficiali, 40-45, quindi non sono poche, bisogna essere bravi secondo me a far crescere tutti i ragazzi. È un peccato per la rete subito alla fine, che ancora una volta ci porta a soffrire fino all'ultimo secondo del tempo di recupero. Ecco, se c'è proprio da rimproverare qualcosa. Ma sì, ha trovato un gran gol Giorgio Recino, e quindi lì secondo me la difesa era bischierata. Poi è stato bravo lui a staccarsi dalla linea e trovare un gran gol. Però, come ti dicevo, l'errore non è l'aver subito un gol su un grande gesto tecnico, ma secondo il mio punto di vista l'errore è stato non chiudere una partita dove si poteva chiudere, ecco, perché ci sono state le situazioni di ripartenza con Fumagalli, con Messaggi, ma anche per bravura sicuramente del loro portiere e dei loro difensori, che non ci hanno impedito di fare la terza rete. Però è normale, ecco, se non chiudi la partita poi basta poco, ecco, per aprire. Va bene, grazie mille.